qua bloccato con le quattro gomme a terra, cioè a terra nel senso non bucata, sull'asfalto, non si muove per le commemorazioni di sta m***a. Cosa aspettarsi da uno che ha ucciso un bambino che teneva sequestrato da 2 anni? È laconico il commento di Salvatore Catalano, è il fratello di Agostino, morto nella strage di Via D'Amelio, sull'audio shock rivelato nei giorni scorsi dalla stampa in cui Matteo Messina Denaro, lo scorso 23 maggio, definiva commemorazione di sta m***a quelle per Giovanni Falcone. Se lo trovasse di fronte, gli direbbe che per lui è arrivato il momento di svelare segreti così da riscrivere la storia della Repubblica Italiana. Però Catalano è convinto che la gente sta imparando a ribellarsi. Ai giovani dico che bisogna cambiare gli atteggiamenti. A volte basta un sorriso, una stretta di mano. L'importante è non sentirsi mai dei cittadini sudditi di qualcuno o qualcosa, ma di vivere la libertà. Quel fresco profumo di libertà, come ci esortava a fare il dottor Paolo Borsellino. Catalano in pensione dopo aver lavorato per le Ferrovie dello Stato e vive a Campobello di Mazara, proprio il paese dell'ultimo boss latitante, dove è stato incontrato nei giorni scorsi da fanpage.it. È convinto che lì tanti sapevano chi era questa persona e che si faceva passare per medico in pensione. Le persone che hanno aiutato il boss nella latitanza e nel tempo sono state arrestate, io lo incontravo, ma mai da loro ho ricevuto uno sguardo. E dice anche che conosceva Giovanni Luppino, l'autista del boss. Da lui compravo arance e mandarini, conosco anche i suoi figli. Da piccolo agricoltore, fruttivendolo, poi ho saputo che gestiva un frantoio. Un salto improvviso.